Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono in Umbria per farvi vedere una struttura davvero molto bella. È una casa sull'albero di design. Allora, in pratica sono nel mezzo della campagna umbra, diciamo abbastanza vicino anche a Foligno, per farvi conoscere quella che è Walden House. Eccola un po' dietro di me, guardate che bello. È una struttura completamente di legno e vetro, veramente incredibile. È stata appena inaugurata, anzi in realtà io sono qua prima che sia inaugurata in modo vero e proprio, per farvi conoscere una struttura a dir poco, diciamo, unica nel suo genere, che ancora in Italia non era presente. Ora andiamo dentro, ve la faccio vedere un pochino meglio, ma veramente è un qualcosa di eccezionale. Allora, la casa è molto molto particolare perché è posta su delle palafitte di acciaio, ok, che sono disposte accanto ad una quercia secolare molto molto grande. La vista che si ha da qui è incredibile. Allora, mi hanno detto che il sole dovrebbe sorgere proprio davanti la casa, quindi non vedo l'ora domattina di avere questa esperienza di vedere sorgere il sole proprio dal letto in camera. Tenete conto che questo qui, diciamo, è una struttura in cui all'interno c'è un open space, quindi c'è un salottino e la camera da letto tutta insieme, e il letto si affaccia proprio con questo grande finestrone che è aperto sia sopra che davanti, proprio su queste bellissime colline. Quindi non mi resta altro che aspettare domattina e godermi lo spettacolo. Adesso andiamo a vederla all'interno. Arrivati all'ingresso trovate questi due contenitori, sono fatti apposta per poterci stivare i bagagli se non li volete portare all'interno della casa sull'albero. Sono contenitori di legno che fanno sì anche che non ci vada troppa umidità se il tempo dovesse essere brutto nei vostri bagagli, li potete lasciare lì. Io ci ho messo i miei, appunto perché adesso farò delle foto e dei video all'interno della casa, e così non ce l'ho, diciamo, tra le scatole e tra i piedi. Poi si accede alla casa, l'importante è togliersi le scarpe. Vi vengono date delle ciabattine apposta, usa e getta, che potete utilizzare, e vi faccio vedere. Andiamo dentro. Allora, quello che mi salta subito all'occhio è questo odore di legno, che è inebriante. Si sente che la struttura è nuova, si sente che è una struttura di qualità. Ok, io non sono esperto, non so esattamente che tipo di legno sia, ma veramente si sente tantissimo l'odore. Come potete vedere alle mie spalle, quella è la camera da letto, guardate che bello. E adesso, anche se lo state vedendo dalla fotocamera frontale del mio telefono, cercherò di farvi vedere al massimo i dettagli, proprio per scorgere la qualità e la bellezza del posto. Come potete vedere, questa è la zona letto collocata all'interno di un grande open space. Qui c'è questa bellissima finestrona che vi permette di vedere all'esterno, c'è il giradischi, c'è anche la lampada. Questo, diciamo, è una sorta di spazio relax dove naturalmente vi potete immergere in questa, diciamo, connessione con quella che è la natura che ci circonda grazie a questi immensi finestroni. Poi, sempre in questo grande open space, c'è una sorta di divanetto in questa parte qua. Poi di fronte c'è una zona dove c'è le cassa Bluetooth, c'è la macchinetta per farsi il caffè, c'è il frigo bar, io lì ho messo anche il mio treppiede. E poi in questa parte qua alle mie spalle c'è la zona del bagno, perché ebbene sì, questa casa ha anche tutti i comfort, quindi c'è il bagno all'interno. A differenza di altre strutture che mi è capitato di vedere in passato,
dove magari la casa era molto bella, molto di design, però magari il bagno era esterno. Non è così in questo caso perché qui c'è il bagno interno, c'è la doccia, c'è il water, insomma ci sono veramente tutti i comfort. Andiamo adesso a vederlo, vi faccio vedere un po' di cosa si tratta. La particolarità di questo bagno, mi spiegavano appunto, è che è stata costruita una doccia su quattro lati, una doccia in vetro su quattro lati. Adesso io entro dentro la doccia così vi faccio capire un pochino meglio di cosa si tratta. Allora, vedete, c'è questo vetro su questo lato qua che dà su questa bellissima quercia. È incredibile quanto vi renda a contatto con la natura farsi una doccia o insomma passare un po' di tempo in un ambiente del genere. E poi c'è il vetro su ogni lato, vedete? Questo vetro qui è messo a protezione del legno su quella parete. C'è questo vetro alle mie spalle, che è il vetro che fa sì che non vada l'acqua, diciamo, nell'altra parte del bagno. E poi c'è il vetro alle mie spalle che protegge sempre quella parte di legno della parete dietro. Il piatto doccia è sopra di me, quindi molto molto semplice. Vi faccio vedere adesso anche quello che è, diciamo, lo specchio, molto molto carino, con il water. Mi allargo un pochino. Con il water lì, il lavandino, insomma, molto molto di design, secondo me è ben fatta, veramente ben fatta. Guardate che bella. Anche il momento dell'aperitivo, mi è stato portato qua all'interno della casa sull'albero l'aperitivo, mi è stato portato in una bellissima confezione di legno che l'ho aperta e l'ho già disposta qua sul tavolo. Guardate che bello, guardate quante cose. È un aperitivo salato, molto molto particolare, fatto con tutti i prodotti locali di qua, molto molto ricercato, che naturalmente si adatta benissimo al tipo di struttura che è questa qua. La luce dell'atmosfera cambia veramente tanto alla sera, guardate che bellissimi colori che ci sono, e se spengete tutto, grazie anche al finestrone qua di vetro sopra il letto, potrete davvero vedervi le stelle in santa pace. Questo qui è veramente un angolo stupendo, ecco. È arrivato il momento della colazione. Io sono sveglio dalle 6 perché mi sono fatto l'alba e un sacco di foto e di video con il drone che vedrete o che avete già visto qui nel video. Mi hanno portato la colazione dentro questa, diciamo, dentro questo box di legno, tutto fatto a mano e interziato con scritto Golden House. Adesso vi faccio vedere dentro di cosa si tratta e vi faccio capire un po' qual è, diciamo, il mood di far colazione in un posto del genere. Se vado più avanti, dietro di me la bellissima struttura che veramente ci ho dormito benissimo, e poi è fantastico la sera con tutte le luci spente vedere le stelle da dentro. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Per me è stata una bellissima scoperta poter venire qua e potervi farvi conoscere un posto magnifico come questo. Guardate che luce che c'è stamattina qua all'interno di Walden House, stupenda, veramente stupenda. Poi un comfort incredibile, non c'è un rumore, la temperatura è giusta. È un prodotto veramente molto particolare. Vi lascio nella descrizione del video tutti i riferimenti per trovare questa struttura, per poterla prenotare, per richiedere informazioni.
informazioni. E se siete naturalmente interessati ad aprire strutture glamping o strutture un po' particolari, io faccio consulenza al riguardo per instradarvi verso le persone che vi possono aiutare o dirvi chi sono i fornitori delle principali strutture glamping o addirittura aiutarvi anche nella burocrazia, perché per aprire strutture del genere è veramente molto molto complicato. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo con gli amici o con le persone a cui pensate possa essere utile. Noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura sempre qua sul canale, sperando di farvi vedere un'altra location davvero incredibile, un'altra location che vale davvero la pena vedere.